La proposta di legge regionale di riordino della sanità non piace ai sindacati né nei contenuti né nelle modalità con cui è stata concepita e viene portata avanti. Lo hanno ribadito CGIL e CISL e UIL, che hanno approntato un documento di proposte illustrato a medici e operatori del settore in un confronto con loro. I costi del risanamento del sistema sono stati scaricati tutti sui cittadini e sugli operatori, sui cittadini con costi di ticket molto alti e con una fiscalità molto alta, sugli operatori perché abbiamo turnover bloccato, contratti bloccati, il precariato che continua a esistere nella sanità in forme oramai anche insopportabili, quindi questi sono stati i costi. Il problema è che non vediamo all'orizzonte un progetto vero di ricostruzione e di rilancio del sistema, e di questo siamo molto preoccupati, perché va bene il risanamento finanziario, ammesso che lo si faccia, ma quello che è necessario è costruire servizi adeguati ai bisogni dei cittadini di questa regione, e per ricostruire un sistema di servizi adeguato bisogna proprio cambiare la logica. La logica deve essere intanto quella di avere al centro il territorio. Qui la medicina del territorio è proprio da costruire, non c'è. No a tagli per risparmiare, sia un sistema riabilitativo appropriato e non spropositato, si faccia subito una legge per la non autosufficienza, la sanità pubblica è un diritto, i costi del sistema sono alti, è stato detto. Con questa iniziativa si intende dar voce ai cittadini, si intende ascoltare quelle che sono le osservazioni che vengono dal campo, perché quando si fanno certe riforme così importanti come quella della sanità non si può ignorare l'impatto che questa riforma poi andrà ad avere con i destinatari, che poi sono i cittadini. La richiesta è ancora una volta quella dell'apertura di un tavolo di confronto. Non bisogna permettere che tutto ciò che viene recuperato attraverso la riconversione degli ospedali minori venga utilizzato per ripianare il debito piuttosto che per potenziare la medicina sul territorio, piuttosto che offrire quei servizi ai cittadini che ne hanno bisogno. Considerando che questo è un territorio difficile e quindi è un territorio dove difficilmente si può raggiungere agevolmente per un anziano o per un malato l'ospedale. Per cui va potenziata la medicina sul territorio, vanno create le giuste strutture, va creata un'integrazione sanitaria e sociosanitaria. Qualcuno si assumerà la responsabilità politica e morale per la mancata riforma vera di una sanità, e quindi si assumerà questa responsabilità di negare ai cittadini molisani il diritto alla salute. Pensano di fare una riforma senza coinvolgere né gli operatori che il sindacato rappresenta e né i cittadini che sono i fruitori del sistema. Se pensano che così possa funzionare una riforma, forse funziona qualche aggiustamento, forse funzionerà qualche equilibrio diverso all'interno del sistema di gestione della sanità, ma non funzionerà certo e non si creerà certo il sistema diverso che invece vogliamo costruire.